Siamo nella sala Bertini delle antiche terme comunali. Oggi qui l'associazione Artemisia, in collaborazione con il liceo Buchner, inaugura una mostra intitolata Fuori di sé. Già il titolo di sé dice Fuori di sé, cioè è un progetto che mira a far venire fuori i ragazzi, a tirare fuori le loro emozioni, visto che oggi sono molto chiusi i ragazzi, quindi il progetto tende a spingere a questo. E chiaramente una persona che soffre di disturbi del comportamento alimentare, una delle prime cose che gli capita è quella di chiudersi. E quindi è anche un lavoro di prevenzione, cioè far capire ai ragazzi che bisogna amarsi loro stessi, conoscere principalmente loro stessi, e quindi è come se fosse un passaggio anche di una prevenzione sui disturbi del comportamento alimentare. I ragazzi vengono coinvolti, sono due i progetti, perché prima all'inizio era solo il progetto della mostra fotografica, ma c'è anche il progetto storytelling fuori di sé, cioè che i ragazzi devono raccontare delle storie, e ogni anno, questo qui è più nuovo il progetto, sono la quarta edizione, e ogni anno aggiungiamo sempre un tassello anche a quest'altro tipo di progetto. La lezione che vuole insegnarci appunto la mostra, ma anche l'organizzazione tra noi studenti, è quella di uscire dai nostri schemi, mettendoci in gioco. Appunto, io ho partecipato al progetto Fuori di sé 1, che consiste nel realizzare delle fotografie seguendo dei temi precisi. Abbiamo affrontato temi come quello della bellezza, della paura e della sfida. È stato davvero molto bello, anche perché abbiamo acquisito nuove nozioni molto importanti anche per il nostro futuro, e abbiamo conosciuto nuove persone, quindi ci siamo anche confrontati su quelli che magari sono il significato del tema che appunto abbiamo trattato. E ho realizzato varie fotografie, e anche mi ha aiutato a realizzare dentro di me quello spirito critico che serve anche per noi ragazzi in un futuro. Il secondo progetto, che è quello che riguarda quest'anno, invece è un cortometraggio. Vogliamo raccontare, senza troppo spoilerare, che cosa avete realizzato? Abbiamo scelto una storia principale tutti insieme, mettendoci d'accordo riguardo il principale protagonista della storia, e attorno alla vicenda del personaggio ci sono degli incastri molto particolari, e speriamo che vi piaccia. Posso chiederti la tematica? Di che cosa parla più o meno? La tematica ruota attorno a questa ragazza di nome Elena, che è un'emarginata sociale, poiché ella si sente inferiore alle sue coetanei, dato che sviluppa una particolare attitudine a quelli che sono i videogiochi, che si sa nell'attuale società vengono ritenuti un'attività prevalentemente maschile. Questo nel cortometraggio viene smentito, e vi è un particolare ricordo che lega Elena al videogioco, e per questo possiamo dire che è molto interessante.